Stadio Adriatico Giovanni Cordacchia, sfida tutta abruzzese di fronte Pescara e Pineto, sorpresa all'annuncio delle formazioni, non c'è Tonin, virus intestinale, torna titolare Vergani, è l'unico cambio rispetto all'11 schierato col Milan futuro, nel Milan, nel Pineto, entrambi recuperati, Schirone e Pellegrino ripartono dalla panchina, Shakir squalificato, Borzoi infortunato al posto di al pari di Marafini, dal primo minuto Jenko, davanti Bruzzaniti, Gambale e Del Sole, quest'ultimo a uomo su squizzato, oltre 6.000 spettatori presenti, questa è la prima occasione, schema sul calcio piazzato, sul calcio d'angolo, D'Agasso indietro per Merola che spedisce altissimo, quasi all'altezza del dischetto dell'area di rigore, questa è una splendida azione, tocco e via al 22esimo, l'imbucata di Vergani per Merola, tutto solo davanti a Tonti che copre benissimo lo specchio della porta in uscita, poi la respinta e Caggiano non riesce a centrare il bersaglio grosso, grande opportunità per Merola, poco cattivo all'atto del dunque, qui anche Vergani che viene ispirato da Cangiano che centra il portiere in uscita, Tonti insuperabile, grande partita dell'estremo difensore del Pineto, va al tiro Jenko, tiro appunto deviato e poi Cangiano dal limite su punizione con pallone che termina di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Tonti e qui il pallone che viene giocato da Cangiano per Merola, l'acrobazia, non trova la porta Merola, altra grande chance sprecata dal Pescara, poi Caggiano dentro per D'Agasso, il sinistro sul primo palo, non si fa sorprendere Alessandro Tonti, sempre protagonista, siamo al 50esimo, colpo di testa di Caggiano in anticipo su Asio Smanovic, su cross di Pierozzi, quindi l'episodio che cambia la storia del match, saltano gli equilibri, il tiro di Asio Smanovic, l'uscita di Plizzari su Gambale, Plizzari che si era opposto molto bene ad Asio Smanovic, viene optato come gioco violento questo intervento di Plizzari su Gambale, intervento scomposto, rosso diretto, entra Saio sul punto di battuta, c'è Bruzzaniti che non sbaglia, spiazza l'estremo difensore biancazzurro che era entrato al posto di Vergani dopo l'espulsione di Plizzari, pallone da una parte, portiere dall'altra e dunque 1-0 Pineto al 55esimo, ottavo gol in campionato per Bruzzaniti, risponde subito la formazione biancazzurra con i neo entrati Tugnov e Ferraris, una bella combinazione e poi Ferraris che in scivolata non riesce a colpire in modo deciso e qui c'è la grande opportunità per Pellacani, il migliore probabilmente della Pescara, grande intervento di Tonti e Tugnov spara alle stelle sulla prosecuzione dell'azione, ancora il Pescara con questo tiro di controbalzo sempre di Tugnov, para in due tempi l'estremo difensore del Pineto, siamo al 93esimo, pericoloso il Pineto della superiorità numerica con Marrancone, due volte bravissimo De Marco, entrato in corso d'opera, evita lo 0-2, 7 minuti di recupero, finisce qui la partita a Pescara, Pineto batte Pescara 1-0, decide Bruzzaniti su calcio di rigore, prima sconfitta interna per i biancazzurri di Silvio Baldini.